You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Dopo le corse frenetiche per gli acquisti dei regali da mettere sotto l'albero, oggi ci sono le corse per i cambi e le sostituzioni dei regali. A cavallo nato non si guarda in bocca, ma alle volte Babbo Natale con taglie e colori non ci azzecca, o magari porta un doppione di qualcosa che già abbiamo, oppure non ci prende proprio, cravatte, calzini, pigiami o cappelli e profumi che non riusciremo a mettere nemmeno sotto l'effetto dei fumi dell'alcol. E così, passeggiando per il centro delle città o nei centri commerciali, si incrociano moltissime persone con pacchetti e pacchettini alle prese con i cambi del giorno dopo. Sotto l'albero i regali tutto bene o qualche cambio da fare? Qualche Abbiamo sposta... appena cambiato. Appena fatto un cambio. Sì. Cos'era? Abbigliamento? Era una cosa per mio figlio che pensavo fosse più piccolo, invece per fortuna è cresciuto. No. Tutto a posto. Tutto a posto, tagli, misure, tutto a posto. Tutto bene. Perfetto. Devo fare pochissimi cambi. Però sono... Tutto bene, benissimo. Qualche cambio si taglia, misura, cosa non andava? No, tutto a posto. Tutto a posto? No, tutto perfetto. È arrivato tutto giusto? Certo. Babbo Natale ha letto la letterina per bene. Benissimo, le persone che mi vogliono bene mi conoscono, quindi non sbagliano mai. Se rientrate nella schiera dei felici e contenti, bene, ma se per caso dovete fare un cambio, ci sono alcune regole da seguire. Innanzitutto è bene sapere che il cambio della merce è a discrezione del commerciante, come anche le modalità di sostituzione dell'articolo. È bene quindi informarsi preventivamente e poi conoscere alcune basilari nozioni che riguardano cartellini e tempistiche. La cosa importante è che questo venga fatta entro il 31, perché comunque i commercianti, i negozi hanno dei problemi poi di inventario per fine anno e sarebbe meglio che il tutto finisse prima del 31 di dicembre. E i cambi, sembra strano, ma ci sono anche in profumeria, perché molte volte, non tanto con le creme, però con i profumi capita. Già tre cambi, però è andata bene perché comunque il cliente ha trovato quello che interessava, per cui è rimasto soddisfatto, sì. Se poi proprio non vi è possibile sostituire il malgradito regalo, potete sempre ricorrere all'opzione B, l'arte del riciclo del regalo.